prossimo anno si possa dar vita veramente a questo osservatorio sulle parole, in particolare osservando quello che avviene nel mondo dell'informazione, perché siamo in un grande momento di transizione, l'uso delle parole è importante, sta cambiando l'asse della Terra, per usare una metafora, dobbiamo riadattarci. Ahimè, dal punto di vista dell'informazione le cose non sono così scontate, perché è un'informazione sempre più veloce. Noi non abbiamo bisogno, parlo del mondo degli addetti ai lavori, della sicurezza sul lavoro, ma tutto il mondo del lavoro, non abbiamo bisogno di velocità, anzi abbiamo bisogno di capire e di approfondire, perché soltanto attraverso l'approfondimento può nascere quell'atteggiamento di consapevolezza del singolo lavoratore che può aiutarci a diminuire gli infortuni sul lavoro. Sicuramente non abbiamo bisogno delle vecchie parole che rispecchiavano un universo culturale che oggi non c'è più. Primo perché è cambiato il tempo, quindi siamo, non lo so, 30 anni dopo, per avere così la misura del direttore dell'INL Bruno Giordano. Poi perché adesso siamo in un contesto multiculturale. Come spieghiamo la sicurezza sul lavoro ai migranti, per esempio, che pure occupano una quota importante nel mondo del lavoro? Come aumentiamo la consapevolezza di queste persone? Attraverso quale sistema culturale? Ecco, quindi è inevitabile che tutti ci si responsabilizzi un po', parlo degli operatori dell'informazione, e si aiuti il mondo a cambiare.